Gli ebrei e la terra di Canaan. La storia degli ebrei, e così pure quella dei fenici, si colloca nella terra di Canaan, il nome biblico della Palestina, una fascia di terra che va dal Mediterraneo sudorientale al deserto, delimitata a nord dall'Anatolia, l'attuale Turchia, e a sud dall'Egitto. Una fascia di terra a metà strada, quindi, tra Egitto e Mesopotamia e affacciata sul Mediterraneo. Costituisce quindi il corridoio dentro il quale transitano i principali itinerari commerciali dell'antichità, per esempio quello dell'incenso, che dall'Arabia, attraverso la Siria, arrivava in Palestina e poi in tutto il vicino Oriente. Proprio a causa della sua posizione di crocevia e di importante corridoio commerciale, la Palestina fu in balia dei potentati vicini. Nel XVII secolo a.C. viene conquistata dagli Egizi, poi dagli Ittiti, invasa dai popoli del mare, successivamente conquistata da Assiri e Persiani. Nel IV secolo a.C. entra a far parte dell'impero di Alessandro Magno, nel I secolo d.C. viene sottomessa dai Romani. Pertanto la storia del popolo ebraico è una storia fatta di conquiste da parte di popoli stranieri, vicini e lontani, ma anche di migrazioni, di deportazioni in terra straniera fino alla dispersione finale che va sotto il nome di diaspora. La storia degli ebrei è quindi quella, è la storia di un popolo disperso e diviso, che fonda la sua identità non sull'appartenenza a un territorio, ma su la fede in un unico Dio, Yahweh, e su un patrimonio di tradizioni e di riti condiviso. Quello ebraico fu infatti il primo popolo monoteista. Ripercorriamo in estrema sintesi la storia del popolo ebraico dalle origini fino alla seconda metà del VI secolo a.C. Distinguiamo innanzitutto una prima fase che va dal terzo millennio all'esodo in Egitto. Secondo la Bibbia, che è la principale fonte per la ricostruzione della storia del popolo ebraico, oltre alla documentazione archeologica, gli ebrei erano in origine un popolo formato da tribù nomadi di pastori, che intorno al 1900 a.C., guidati da Abramo, il patriarca, lasciarono Ur in Mesopotamia per trasferirsi in Palestina. Poco dopo furono spinti da una carestia a trasferirsi in Egitto, dove inizialmente si stanziarono come uomini liberi. Furono poi asserviti dai faraoni, resi schiavi, e solo con Mosè, sotto Ramsès II, siamo intorno al 1500 a.C., gli ebrei possono ritornare dopo un lungo esodo, cioè una fuga attraverso il deserto dall'Egitto in Palestina. Degli eserciti darà battaglia per noi. Mirate tutti la sua potenza. Che gli stanno dinanzi e ci sbarra la strada con il fuoco. Non continuare ad inseguirli, non puoi batterti contro un dio. Meglio cadere battendosi con un dio che la vergogna. Avanti e dia gloria a Dio!
La seconda fase è quella della monarchia. Giunti, ritornati in Palestina, intorno al 1000 avanti Cristo, gli ebrei diedero vita a una monarchia unitaria sotto la guida del re Saul. Il suo successore, Davide, nella prima metà del X secolo, creò un grande esercito, estese i confini del regno e stabilì la capitale a Gerusalemme, che è la città che si trova, non a caso, al centro della Palestina. Il successore di Davide, Salomone, siamo nella seconda metà del X secolo avanti Cristo, re a cui la tradizione attribuisce una grande saggezza, rafforza il potere regale e soprattutto costruisce il Tempio di Gerusalemme. Perché è importante? Perché fu la prima sede stabile del culto di Yahweh, che fino a quel momento era stato praticato in sedi provvisorie, sui monti, sui boschi, in tende. Di questo tempio imponente, che fu distrutto dall'imperatore romano Tito nel 71 d.C., resta soltanto oggi il famoso Muro del Pianto. Alla morte di Salomone, l'unità del paese si infranse e nacquero due regni: il regno di Israele a nord con capitale Samaria e il regno di Giuda a sud con capitale Gerusalemme. Gli ebrei da allora non riuscirono a contrastare gli attacchi delle potenze che li circondavano, appunto perché erano divisi e deboli. E siamo alla terza fase della storia del popolo ebraico, l'inizio della diaspora, un termine greco che significa dispersione. Nell'VIII secolo avanti Cristo, nella seconda metà dell'VIII secolo avanti Cristo, nel 721 precisamente, gli Assiri inglobarono il regno di Israele e deportarono 250.000 ebrei per popolare le campagne del loro impero. In questa immagine vediamo un pannello, un basso rilievo che rappresenta appunto la conquista assira, un rilievo del palazzo di Sennacherib a Ninive. Nel 586 a.C., e siamo nel VI secolo, prima metà, i babilonesi di Nabucodonosor distrussero Gerusalemme e ne deportarono parte della popolazione, soprattutto le classi dirigenti politiche, religiose e commerciali. Nella immagine in alto abbiamo un frammento di un bassorilievo che proviene dal palazzo di Assurbanipal a Ninive, rappresenta appunto gli ebrei esiliati a Babilonia. Nel 538 a.C. i persiani di Ciro distruggono Gerusalemme, no, distrussero Babilonia e liberarono gli ebrei, concedendo loro di tornare in Palestina a ricostruirvi un regno autonomo, sia pure nell'ambito dell'impero persiano. Diaspora è una parola greca che significa disseminazione e indica la dispersione del popolo ebraico dalla sua terra d'origine, la Palestina, in altri stati e in altri luoghi del pianeta. Quella di Palestina è la terra promessa che, secondo la Bibbia, Dio promise ad Abramo, padre degli ebrei, e ai suoi discendenti. In varie occasioni gli ebrei dovettero abbandonarla, fondando per il mondo le comunità della diaspora, cioè le comunità di ebrei fuori dalla loro terra d'origine, in Italia, Egitto, Mesopotamia e in tanti altri luoghi intorno avanti Cristo. Quella in Mesopotamia fu la prima grande diaspora, ma un'altra maggiore fu causata dall'arrivo dei Romani nel 63 a.C., quando la Giudea divenne un protettorato romano, e soprattutto nel 135 d.C., alla fine della terza guerra giudaica, quando l'imperatore Adriano distrusse Gerusalemme e la rifondò con il nome di Elia Capitolina. Da questo momento gli ebrei vissero prevalentemente nella diaspora, fondando comunità in Italia, in Spagna e Portogallo, Francia, Germania e Africa settentrionale. Poterono tornare solo dopo il 1947, quando le Nazioni Unite istituirono il nuovo Stato di Israele. Abbiamo visto come la storia del popolo ebraico è la storia di un popolo soggetto a migrazioni, a conquiste da altri popoli stranieri, un popolo deportato e poi un popolo disperso.
un popolo disperso e diviso che tuttavia fonda la sua unità e identità sulla fede comune in un unico Dio e in una storia condivisa raccontata nel grande libro della Bibbia. Cos'è la Bibbia? La Bibbia è un documento fondamentale per la ricostruzione della storia del popolo ebraico perché questo libro, che in realtà è un insieme di libri, racconta le vicende del popolo ebraico nel corso dei secoli, da Abramo fino all'età ellenistica, per esempio. E oltre però a contenere il racconto della storia del popolo ebraico, questo libro contiene anche i fondamenti della cultura e della tradizione ebraica, che è rimasta pressoché intatta fino ai nostri giorni. Possiamo affermare che per un popolo costretto alla dispersione, alla migrazione continua nei secoli, la Bibbia costituì l'unica vera patria.